Whirlpool Una Speranza, sospesi i licenziamenti. L'azienda ha accolto la richiesta del ministro Giorgetti sulla sospensione della procedura fino a metà ottobre per valutare la proposta di Invitalia per il rilancio del sito di Napoli. Sospensione dei licenziamenti fino al 15 ottobre. Covid e Sanità De Luca lancia il polo pediatrico, contagi nelle scuole sotto controllo ed oltre il 95% dei tamponi salivari è stato riconsegnato. Il governatore sottolinea l'importante risultato nei primi giorni dopo il rientro in classe presentato il piano per il nuovo Santo Bono. Dillo a Clemente, l'app per parlare al sindaco. A Benevento il sindaco presenta la nuova app per parlare con i cittadini, puntando sulle nuove tecnologie. Intanto nel capoluogo San l'incontro con Mario Dinolfi, Presidente Nazionale del Popolo della Famiglia. Salerno, droga trasportata in ambulanza con i pazienti. Questo è il modus operandi del gruppo criminale sgominato da Didia e Carabinieri. 56 indagati, un giro d'affari di circa 5 milioni di euro all'anno. Tra i fornitori dell'organizzazione con sede nell'Agro, il Clan Gionta di Torre Annunziata. Irpinia, operatori Novax, a casa senza stipendio. Primi atti ufficiali sono tre gli infermieri sospesi tra ASL e Moscati. Nessun medico a casa senza stipendio, dice il presidente dell'ordine Sellitto. Il manager del Moscati Pizzuti spiega, inviate altre segnalazioni all'ASL. Energia e VPC ad Asti, la sfida di Blitz Power. La società del gruppo del presidente Vigorito ha realizzato nel capoluogo piemontese una rete di stazioni di ricarica per auto elettriche. Progetto strategico per la città, così si punta alla mobilità sostenibile, ha assicurato il sindaco di Asti. Questi erano i nostri titoli. Buonasera, ben trovati con l'informazione regionale del canale 696. In apertura l'avvertenza a Whirlpool che sembra ad una svolta. Il ministro Giorgetti ha ottenuto la sospensione dei licenziamenti degli operai fino al 15 ottobre. Nel frattempo si valuterà un nuovo progetto di reindustrializzazione del sito di Via Argine a Napoli. Vediamo. Whirlpool ha accolto la proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti per una sospensiva della procedura di licenziamento dei lavoratori del sito di Napoli fino al 15 ottobre per lavorare nel frattempo a un nuovo piano. Accogliamo la richiesta del Ministero, l'azienda estende la procedura fino a metà ottobre in cambio di un'agenda serrata di incontri per discutere della transizione delle persone e di trasferimenti eventuali degli asset e quanto afferma la stessa Whirlpool secondo quanto si apprende nell'incontro al tra sindacati, aziende e governo. Il prossimo incontro è fissato per il 28 settembre. Bene la sospensione, ma decisivo sarà l'esame della proposta progettuale, ha detto Barbara Tibaldi, segretaria FIOM CGL nazionale. È un vero e proprio impegno diretto del governo a partire dal DNRR su più filoni col coinvolgimento con di più multinazionali, cioè l'istituzione di un polo con garanzia dello Stato sulla mobilità sostenibile. Non è la reindustrializzazione che affidiamo a uno, all'altro, all'altro, è un progetto complessivo. Il fatto che non abbiamo ancora i nomi non ci consente di esprimere un giudizio compiuto, ma la dimensione con cui è stato presentato ci obbliga a andare a vedere i particolari e contrattare per quei lavoratori una soluzione che duri nel tempo e abbia anche la capacità di risollevare quel territorio e di dimostrare una volta per tutto che qualche soldo dal PNR al sud arriva. Il Covid questa mattina il governatore De Luca ha presentato il progetto del nuovo polo pediatrico del Santo Bono e ha anche fatto il punto della situazione sui contagi nelle scuole. Vediamo. Il fronte scuola sta dando segnali incoraggianti per quanto riguarda i contagi. L'Asla Partenopea ha sottolineato che oltre il 95% dei test salivari distribuiti negli istituti Sentinella è stato restituito. Lo stesso Vincenzo De Luca si è detto fiducioso ed ha aperto anche all'ipotesi della massima capienza per gli spettacoli. Io credo che dobbiamo andare all'apertura al 100%, sinceramente decideremo quando avremo una condizione epidemiologica tale da consentirci di prendere queste misure. Io sono molto fiducioso. Parole quelle del governatore pronunciate a margine della presentazione del progetto del nuovo Santo Bono. Il polo pediatrico regionale sorgerà nell'area di Napoli Est. Santo Bono deve diventare il polo pediatrico più importante d'Italia. La Regione ha deciso di investire 200 milioni di euro per realizzare un nuovo complesso ospedaliero in un'area pianeggiante di Napoli Est, vicino all'Ospedale del Mare. De Luca ha assicurato che si sottoporrà alla terza dose ed ha lanciato nuove accuse ai Novax. Dobbiamo denunciare con forza la irresponsabilità, l'inciviltà e la stupidità di quelli che hanno promosso campagne No-Covid. Sono gli imbecilli. Intanto sul fronte contagi risale leggermente la curva che si attesta al 2,2%. Nell'ultimo bollettino dell'unità di crisi sono 419 nuovi casi registrati, in calo i ricoveri sia nei riparti ordinari che nelle terapie intensive. Nel report dell'unità di crisi si contano però altre tre vittime. Le comunali a Napoli, candidato a sua insaputa in una lista a sostegno di Manfredi, Forza Italia chiede l'annullamento. Intanto continuano gli incontri dei candidati a sindaco con i cittadini. Vediamo. Un candidato a sua insaputa nella lista a sostegno di Manfredi. Il coordinatore di Forza Italia, Fulvio Martuscello, ha indetto una conferenza stampa presso la sede napoletana del partito per chiedere l'annullamento della lista. Con lui l'avvocato Giuseppe De Gregorio e il capolista di Forza Italia, Pasquale Perrone Filardi. Eh, citeremo una serie di precedenti che ci sono stati importanti che, essendo intervenuti dopo le elezioni, in qualche maniera hanno poi portato all'annullamento delle elezioni stesse. Quindi noi chiediamo che il TAR si esprima in maniera veloce, prima delle elezioni, su questo tema. Intanto il candidato di centrodestra, che oggi ha ricevuto anche l'endorsement del presidente della regione Liguria, Giovanni Totti, ha incontrato a Napoli la rete delle donne a sostegno di Maresca ed è stata l'occasione per parlare di sicurezza. Napoli dovrà occuparsi come prima cosa di rendere la città sicura, sicura per le donne che sono... Eh, oggi mobilitate nel chiederlo con forza, in maniera unitaria, sicura per i nostri figli, e mettere al centro le regole e farle rispettare. Si moltiplicano gli incontri con i candidati anche nelle associazioni di categoria. Confcommercio ha organizzato un ciclo di conferenze per sottoporre all'attenzione degli aspiranti sindaco una serie di proposte, otto per la precisione, a favore del comparto. Il candidato di centrosinistra invece ha incontrato i cittadini al Club Rosolino insieme al vicegovernatore Fulvio Bonaviglia. Sicuramente il mare rappresenta una risorsa guardando al porto, che è la prima azienda della città, una realtà importantissima dal punto di vista economico e di opportunità di lavoro per i napoletani e non solo. Investire sul mare e sull'economia blu rappresenta una delle vie principali per il rilancio della città. Dillo a Clemente, la nuova app per parlare con il sindaco di Benevento. Vediamo. Un'app per parlare con i cittadini è l'iniziativa presentata a Benevento dal sindaco Clemente Mastella. L'applicazione, dillo a Clemente, punta sulle nuove tecnologie per intensificare il dialogo con la popolazione. Io ho sempre detto che la tecnologia va governata e va guidata. Con questo tipo di app, eh, dillo a Clemente, eh, partecipiamo a quelle che sono le esigenze della comunità, nel senso di sapere, di conoscere, di operare ricognizione e quindi, come tali, dà una risposta sul piano istituzionale. Per ora, invece, soltanto il richiamo a quello che è stato fatto alla mia amministrazione, da me stesso e quindi tutti i cittadini potranno chiedere che ha fatto Mastella sul Covid che ha fatto Mastella per le scuole E sui temi al centro della campagna elettorale a Benevento è intervenuto anche Mario Adinolfi presidente nazionale del Popolo e della Famiglia a Palazzo Polo V per la coalizione a sostegno del sindaco uscente Clemente Mastella l'ex parlamentare ha parlato dei suoi libri, delle battaglie per la famiglia di spopolamento Questa città è meravigliosa e la sta spopolando la provincia di Benevento ha un tasso di ricambio generazionale che la porta al 105 posto su 107 province. Poi precisa. Bisogna chiedere investimento, ma questi investimenti si costruiscono con una classe di gente che ci crede. Ed è sui temi che si accende il dibattito con il candidato sindaco del centro sinistra, Luigi Diego Perifano, che torna sulla questione sicurezza in centro storico che assicura un regolamento condiviso da residenti e imprenditori. Questione che resta centrale per la coalizione di centro destra, con l'avvocato Rosetta D'Essasio candidata alla guida di Palazzo Mossi, che è invece promosso. L'incontro in serata con il sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno Nicola Molteni. La droga consegnata anche in ambulanza con i pazienti a bordo. Questo è il modus operandi del gruppo criminale sgominato da DDA e carabinieri di Salerno. Vediamo. Per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine, le dosi di droga erano consegnate dai corrieri, anche utilizzando le ambulanze, in un caso perfino con un paziente dializzato a bordo. Sono i dettagli della maxi-operazione dei carabinieri di Salerno e della DDA, 56 arresti, 35 in carcere, gli altri ai domiciliari, per spaccio di droga e detenzione di armi clandestine tra il capoluogo Cosenza e Torre Annunziata, cocaina, crack e hashish, della quale i sodali si rifornivano anche dal cangionta di Torre Annunziata per spacciarla nei comuni dell'Agro, a Nocera Inferiore, Cava dei Tirreni Battipaglia Malfie Deboli, centro operativo la Casa del Paganese Giacomo De Risi, capo dell'organizzazione criminale che nelle intercettazioni si vantava di aver trasportato le sostanze stupefacenti sulle ambulanze. Sono stati monitorati anche, eh, come dire, cinematograficamente i dispostamenti. Eh, dello, della sostanza subefacente realizzati attraverso questa autoambulanza appartenente ad un eh, sodale del gruppo criminale, sono stati filmati proprio eh, i momenti in cui eh, dall'ambulanza l'addetto eh, scendeva per portare a destinazione la sostanza stupefacente. Un giro d'affari da circa 5 milioni di euro annui sequestrati, 5 kg di cocaina, 3 di hashish. Il volume di affari era veramente poderoso, con uno smercio di sostanze stupefacenti, un vero e proprio traffico, con più catene di spaccio. Le forme di comunicazione erano assolutamente criptiche, non utilizzavano assolutamente telefoni cellulari. Ancora cronaca e ancora un sequestro. Nel carcere di Avellino gli agenti della polizia hanno rinvenuto 10 microcellulari, 6 SIM card e cavetti di alimentazione. Rinvenuto anche un involucro perfettamente confezionato nell'area dell'intercinta dell'istituto penitenziario Avellinese. Non è la prima volta, anche per il passato si ricordano i lanci con i palloni imbottiti di cellulari. Tutto lascia pensare al passaggio di un drone che ha perso il materiale trasportato pochi metri prima di entrare nel periodo del perimetro detentivo del penitenziario. Camorra confiscati beni per 17 milioni di euro al clan Mallardo, operazione della Guardia di Finanza, sequestrati terreni e abitazioni tra Campania e Lazio. Vediamo. Ci sono anche abitazioni, terreni e auto di lusso fra i beni confiscati dalla Finanza, fra i beni confiscati dalla Guardia di Finanza di Napoli tra Campania e Lazio relativi a un patrimonio del valore di 17 milioni di euro, riconducibili al costruttore Michele Palumbo, 69enne di Villa Ricca, ritenuto esponente del clan Mallardo. Le fiamme gialle hanno acquisito al patrimonio dello Stato 17 abitazioni tra Giuliano in Campania, Versa, ma anche a Mentana in Monte Rotondo nel Lazio. 11 terreni nel comune di Mentana, quote immobili relative a una società attiva nel settore immobiliare. L'attività Trae origine da indagini delegate dalla DDA di Napoli ed eseguiti dagli specialisti del GICO. Negli anni 2010-2021, il clan Mallardo ha investito i propri proventi in attività immobiliari facenti capo all'uomo e a una società operante nel settore edile. Il suo dalizio era stato favorito dal genero dell'uomo, un 44enne di Villa Ricca, esponente anche lui del clan, per conto del quale si interessava di diversi settori economici, quali edilizio, immobiliare, della distribuzione del caffè, negli esercizi commerciali degli. Giulianese e del Casertano, dove acquisiva commesse anche in zone controllate dai clan alleati come quello dei Casalesi. Il monitoraggio effettuato dal GICO ha fatto emergere una marcata sproporzione tra le fonti di reddito lecite di cui disponeva ufficialmente l'uomo e il patrimonio di beni mobili e immobili del valore accumulato negli anni. I giudici della Corte d'Assise di Salerno hanno condannato a 20 anni di carcere Vincenzo Galdo Porpora, l'assassino reo confesso di Francesco De Santi, il pizzaiolo di Capaccio Pessum, ucciso con una coltellata al cuore la notte del 27 ottobre del 2019 nei pressi di un bar in località Torre di Mare. La sentenza di primo grado smonta parzialmente l'impianto accusatorio messo in piedi dal PM della Procura di Salerno, Marinella Guglielmotti. Il pubblico ministero infatti partendo da presupposti per l'ergastolo aveva chiesto una condanna a 30 anni per Enzo o brasiliano, sono però venute meno le aggravia, aggravanti, la premeditazione dell'omicidio, i futili motivi e l'aver commesso il fatto seppur sottoposto a regime di sorveglianza speciale, riconosciute le attenuanti generiche e l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. A Benevento proseguono le indagini sull'aggressione del 74enne picchiato e fatto cadere da due balordi che erano stati invitati ad indossare la mascherina su un autobus. Vediamo. Prima in una banca, poi in una serie di attività commerciali del centro storico e anche presso il comune per visionare le immagini della videosorveglianza nella zona tra il ponte sul fiume Calore e il Duomo per cercare fotogrammi che abbiano immortalato la fuga di un uomo e di una donna entrambi giovani indicati come gli aggressori del 74enne insegnante in pensione di Benevento, picchiato da coloro che aveva imitato a mettere la mascherina. Giornata di lavoro per gli agenti della squadra mobile della Questura sannita che conducono le indagini sull'episodio il pensionato resta invece ricoverato al Fatebene Fratelli di Benevento a causa di una frattura di una gamba. Tutti erano sull'autobus numero 12 delle linee urbane quando i due hanno imirito contro l'anziano, poi caduto sui San Pietrini lungo corso Vittorio Emanuele. Il malcapitato è stato ascoltato dagli investigatori della squadra mobile dal ripercorso quei terribili momenti di concitazione. Un episodio grave, condannato senza sé e senza ma da più parti. purtroppo è Pensavamo che Benevento fosse immune da fatti del genere e ci auguravamo che non capitassero mai, però purtroppo le vicende di questi giorni ci fanno vedere fatti purtroppo delittuosi in continuo. Dobbiamo però essere tutti compatti e uniti perché al di là delle varie credenze politiche, delle varie idee politiche, dobbiamo tutti portare avanti un'idea di solidarietà e di civiltà. Torniamo sul Covid, in particolare sull'aspetto dei sanitari Novax ad Avellino, sono tre gli infermieri sospesi tra ASL e Ospedale Moscati, nessun medico però è a casa senza stipendio. Vediamo. Sanitari Novax, tre infermieri tra ASLA e Moscati sono stati sospesi dal servizio senza stipendio fino a dicembre. Ecco i primi numeri ufficiali delle procedure imposte dal decreto ministeriale. Per quanti impegnati tra ospedali e aziende sanitarie pubbliche ma non ancora sottoposti al vaccino. Tre delibere per altrettanti infermieri in forze tra pronto soccorso di contrada Moretta e ASL. Abbiamo uh, proceduto ad individuare tutti coloro che non si erano avvicinati alla vaccinazione e quindi erano obbligati a farlo e ad oggi abbiamo eh, in fase di eh, sospensione solo due, due eh, operatori sanitari. Numeri destinati a crescere nel polo sanitario di Contradamoretta dove lavorano tanti operatori sanitari iscritti in aziende sanitarie di altre province campane. Se andate sul sito c'è la eh, prima eh, delibera di sospensione di un dipendente perché è l'unico che abbiamo avuto eh, come risposta. Per ora uno, perché è uno che ci hanno ritrasmesso. Quando arriveranno gli altri, faremo anche gli altri provvedimenti. Intanto, in questa prima tranche di controlli non ci sono medici. Non ci sono medici. Questa è la cosa importante, la cosa che mi rende orgoglioso. Quindi nessun medico è tra questi destinatari di provvedimenti, i medici si sono vaccinati. Sullo sfondo il numero del contagio, 12 nuovi positivi su 592 tamponi processati, altri 4 i casi ad Avella, dove è scoppiato un pericoloso focolaio dopo i festeggiamenti nuziali in una struttura in provincia di Napoli. Vaccini nel Salernitano, mancano ancora 30.000 persone all'appello per raggiungere la sicurezza sanitaria. Vediamo. Dalla prossima settimana saranno circa 400 i pazienti fragili destinatari della terza dose di vaccino anti-Covid. L'ASL di Salerno utilizzerà i locali delle dialisi per la somministrazione, secondo un calendario già prestabilito con l'obiettivo di coprire al meglio le categorie più a rischio. Ma a tenere banco in questi giorni è anche il rallentamento della campagna vaccinale. L'azienda sanitaria fa sapere che ancora troppe persone mancano all'appello. Non bisogna abbassare la guardia in modo assoluto, almeno per i prossimi mesi. Noi abbiamo, una buona, abbiamo avuto una buona copertura, però abbiamo bisogno di vaccinare almeno altre persone. 30.000 persone prime dosi e altre, se faccio la somma complessiva, altre circa 200.000 dosi complessive da fare. Con questi numeri noi saremmo protetti, siamo veramente in una situazione ottimale. Intanto, come preannunciato, nelle scorse settimane scatta la linea dura per i sanitari Novax già partite le lettere con la richiesta di chiarimenti, per chi non si mette in regola in arrivo la sospensione. Noi stiamo mandando le lettere a queste persone, devo dire che sulle lettere che mandiamo abbiamo una buona risposta, nel senso che buona parte, diciamo il 70, quasi l'80% delle persone che ricevono le lettere ci rispondono che hanno già effettuato la vaccinazione o sono intenzionate a farla. C'è un 2-3% che resiste, su queste persone agiremo comunicando i nomi alle strutture, agli ordini professionali in aiuto Sicuramente ci viene in questo senso il fatto che con l'estensione dell'obbligo del Green Pass questa situazione più difficilmente può sfuggire. Certo non credo che sia una vita facile fare il tampone ogni 48 ore. Il Covid continua a mietere vittime nel Sannio. Al San Pio di Benevento ha perso la vita un 88enne di Sant'Angelo a Cupolo, il secondo decesso in pochi giorni di un anziano del centro dell'Interland beneventano. L'uomo era ricoverato da giorni in terapia subintensiva nel reparto di pneumologia. Si tratta della 331esima vittima del Covid nel Sannio dal febbraio del 2020. Restano quindi 7 i pazienti in subintensiva. Solo qualche giorno fa dall'azienda ospedaliera avevano rimarcato come tutti i pazienti ricoverati in condizioni preoccupanti fossero persone non vaccinate. La sfida della Blitz Power, società del gruppo IBPC ad Asti, inaugurate le prime colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Vediamo. Rinnovabile, pulita e innovativa è la sfida della Blitz Power, società del gruppo IVPC, leader nel settore dell'energia sostenibile che diventa sempre più accattivante e all'avanguardia. La società Green, grazie alla sinergia con il comune di Asti, firma l'intesa per il nuovo progetto che guarda al futuro con la massima attenzione all'ambiente. Nella sede del comune piemontese, alla presenza dei responsabili aziendali Alberto Gatta e Raffaele Micale, del sindaco Maurizio Rasero e dei delegati all'ambiente. Renato Berzano e Valerio Vittone sono state presentate le prime dieci colonnine elettriche installate nei principali punti della città. Dopo la conferenza stampa di presentazione del progetto, tutti nel piazzale De André per una dimostrazione pratica delle operazioni di ricarica. Un servizio per la città: H24, grazie a una semplice applicazione, una soluzione per viaggiare sempre in sicurezza, anche grazie alla professionalità del nostro partner, ha sottolineato il sindaco. Siamo riusciti a trovare un un operatore la Blitz Power con le quali abbiamo iniziato un percorso importante che cercherà di portare la città verso una direzione più green, più a misura d'uomo, più ecosostenibile, 100% green in un'ottica di vero sviluppo sostenibile e nel pieno rispetto della mission del gruppo di appartenenza, ha detto Alberto Gatta, responsabile sviluppo e costruzione impianti Blitz Power. Il gruppo nasce nel 1993 da un'idea del nostro presidente, l'avvocato Oreste Vigorito, che è stato sicuramente uno dei pionieri nell'ambito delle fonti rinnovabili in Italia. Nel corso degli anni, quindi da più di 26 anni, abbiamo installato più di 1000 MW di impianti eolici con altrettanti, circa 1100 aerogeneratori elettrici. E dall'energia green al cibo a chilometro zero, a Telese è inaugurato un nuovo mercatino di campagna amica di Coldiretti. Vediamo. È un'iniziativa, secondo me, che va. Fa va perché si compra dei prodotti a chilometro zero. La Coldiretti di Benevento inaugura a Telese il nuovo mercato Campagna Mica. Cibo a chilometro zero tracciabilità e la garanzia del rapporto diretto con i produttori conquistano anche la Valle Telesina. Molto entusiasta sono davvero felice perché Telese eh, è una città che promette bene quindi sono fiducioso su questo progetto telesino. Portiamo della frutta, verdura, e il top del sannio. Se noi veniamo da Guardia San Framondi e portiamo l'olio, il vino e i teralli. Portiamo i nostri prodotti bio. Siamo qui di fronte alle terme, il posto è piacevole. L'appuntamento infatti si ripeterà ogni giovedì in Piazza Minieri, proprio di fronte alle terme. È straordinario poter inaugurare il mercato di Campagna Amica qui a Telese e soprattutto in una location come quella di questa magnifica piazza davanti alle terme di Telese, importanti sicuramente per il trattamento, la cura delle persone. Noi faremo allo stesso modo con il nostro cibo. Un'iniziativa che nasce dalla collaborazione tra la Federazione Provinciale di Coldiretti Benevento e il Comune di Telese Terme. Abbiamo sottoscritto questo protocollo d'intesa con Col Diretti perché hanno individuato Telese come un nuovo sito per fare questa diciamo, bella manifestazione che in genere viene fatta solo nei grandi ceni, nelle grandi città. Noi siamo contenti di ospitare. Eh, ovviamente, eh, questa, questo evento, e vedo che c'è anche un molto entusiasmo nel, tra la popolazione. Abbiamo parlato con alcuni cittadini, sono molto contenti di, di poter in qualche modo fare spesa in questo modo. Garantire la sicurezza degli studenti e del personale educativo, questa è la motivazione che ha spinto la ITSVIL a donare due purificatori e sanificatori d'aria al Liceo Tasso di Salerno. Vediamo. Coniugare, sicurezza sanitaria e tecnologia. Questo è il senso dell'iniziativa alla base del progetto Potosero Purifier promosso dall'azienda Itisville che ha donato al liceo classico Torquato Tasso di Salerno due purificatori e sanificatori con l'obiettivo di rendere più salubri gli ambienti educativi. È un complesso strumento in ambito IoT che si occupa di fare ehm, tre azioni importanti. La prima è quella di. Ehm, Procedere attraverso delle camere e dei filtri speciali alla purificazione, quindi è un abbattimento importante delle cosiddette polveri sottili ormai note a tutti. L'altro elemento che abbiamo studiato negli ultimi 12 mesi è riferito alla sanificazione, questa la facciamo secondo linee dettate dal Ministero della Salute, quindi attraverso raggi UVC. Il terzo elemento era quello che citavamo inizialmente, è un sistema di IoT, quindi un sistema che che analizza i dati dell'ambiente. E, e, e in base a questi valori, alle risultanze, eh, alla raccolta di questa enorme mole di dati si adatta. Per la dirigente dello storico istituto educativo Salernitano si tratta di un passo importante che va nella direzione di dare una mano agli studenti, ma in generale a tutto il personale della scuola. Una bellissima iniziativa e devo dire grazie a Lizville perché. Ha pensato alla scuola e alla sicurezza della scuola, riusciremo eh, anche a realizzare la sanificazione negli spazi più grandi della scuola, perché non dimentichiamo spazi come l'aula magna, la biblioteca o le palestre. L'iniziativa prosegue attraverso la piattaforma GoFundMe. È infatti partita la campagna di raccolta fondi per dotare il liceo di altri purificatori come quelli ricevuti in dono dall'Itisville. È tutto per questa edizione in regia. Michele Ucciolo, grazie per l'attenzione, una buona serata.